L'impasto di giunta, il presidente della regione Crocetta pone l'out-out, chi vuole fare l'assessore lasci la carica da deputato e intanto sugli inamovibili dice non si toccano Stancheris, Bianchi e Scilabra. La giunta intanto approva il disegno di legge sulle città metropolitane, 51 comuni verranno accorpati ai capoluoghi di Palermo, Messina e Catania e perderanno alcuni dei loro poteri, è il primo passo dopo l'abolizione delle province. Uno spazio del sottopasso di San Giovanni di Dio a Palermo intitolato a Norman Zarcone, il dottorando che si è tolto la vita 3 anni fa lanciandosi da una finestra della facoltà di lettere in Viale delle Scienze. A Favignana un fitto calendario di appuntamenti e spettacoli per incentivare il turismo di fine stagione, l'isola in controtendenza, quest'anno un boom di presenze. Buonasera dal TG Med. Come avete sentito è la politica in primo piano in questa nostra edizione. Il presidente della regione Rosario Crocetta pone un out-out ai partiti riguardo all'imminente rimpasto della giunta. Nessun veto, ha detto, ma chi vuol diventare assessore non può continuare ad essere deputato. Intanto arrivano conferme anche sui cosiddetti inamovibili della squadra Crocetta. Sentiamo dalla voce dello stesso governatore, intervista. I piccoli hanno più diritto degli altri perché non hanno assessori presenti in giunta, però paradossalmente sono quelli che mettono meno problemi, che stanno dimostrando maggiore responsabilità. Per quanto riguarda il Partito Democratico io ho dato la mia disponibilità a due condizioni. Uno, che siano loro a decidere quali dei loro debbono buttare dalla torre. E chiaramente devono stabilire su che cosa, devono dire questo, devono fare una valutazione politica perché lo fanno. No, perché io voglio che la prossima settimana l'intera giunta presenti il bilancio di questi 9 mesi svolti e scopriremo che questa giunta ha lavorato come nessun altro governo mai. E decidono chi sono i loro rappresentanti. L'UDC dice ok, l'ingresso in giunta però anche noi vogliamo da deputati, però guardate che 9 mesi fa il problema che si era posto era non che non fossero deputati, anche lì è stata una bugia, il problema che si era posto era che se erano deputati si dovevano dimettere proprio perché per poter concentrare al 100% la propria attività a livello dell'esecutivo ed evitare che un eccessivo impegno di tipo parlamentare, quale deve fare un deputato, si potesse tradurre, perché è una cosa che manca solo il presidente stabilmente nei lavori d'aula, una cosa che mancano 12 assessori più il presidente, non è che è influente rispetto ai lavori dell'aula, no? Quindi io avevo posto il problema, nessun veto, perché non l'ho mai posto questo problema, ho detto chi vuole, e loro hanno accettato questo criterio, chi vuole diventare assessore si dimette da deputato, così come è stato fatto precedentemente anche in altri governi. Ovviamente questo poi comincia a fare pugni, perché quando si parla dell'esigenza legittima dei partiti di non discriminare i deputati siamo tutti d'accordo, quando si tratta della loro rappresentanza siamo tutti d'accordo, però quando qualcuno deve ridimensionare un pochettino della propria posizione di potere vedrete che si comincia a arrabbiare. E intanto la giunta regionale ha approvato il disegno di legge che dovrebbe segnare il nuovo assetto delle città metropolitane. Palermo, Messina e Catania sono 51 i comuni che verrebbero accorpati sotto appunto questi nuovi organismi sovracomunali, un primo passo verso la legge che dovrebbe costituire i consorzi dei comuni in sostituzione delle province. Sentiamo subito il servizio di Luca Salerno. Secondo quanto previsto dal disegno di legge, almeno una cinquantina di comuni verranno riuniti in città metropolitane. Le amministrazioni dovrebbero prendere il nome di municipi metropolitani ed essere assorbiti dagli attuali capoluoghi come Palermo e Catania, che diventeranno a loro volta città metropolitane. Queste dovrebbero assorbire tutte le attuali competenze delle province, alcune attualmente nelle mani della regione. I comuni manterranno i loro consigli, ma con un numero ridotto tra i 5 e 7 componenti, mentre i sindaci diventeranno presidenti di municipalità.
L'altra faccia della medaglia è però che le future municipalità perderanno alcuni dei propri poteri in qualità di comuni. Il riassetto nelle intenzioni della giunta regionale guarda città come Parigi e Bruxelles. Il DDL segna il primo atto concreto di riorganizzazione dopo mesi di silenzio dall'abolizione delle province. La riforma così prevista però è ovviamente tutta da realizzare. Al momento infatti non c'è nulla di definitivo, dato che il disegno di legge dovrà passare dall'approvazione dell'ARS. La giunta regionale intanto fa sapere che questo non è l'unico provvedimento approvato nella riunione di ieri. Tra gli altri, l'acquisto delle quote appartenenti alla provincia di Trapani dell'aeroporto di Birgi e la valutazione di un nuovo disegno di legge sullo sviluppo. Tra le misure, lo sblocco delle due graduatorie per il finanziamento delle infrastrutture e dei servizi nelle aree di sviluppo industriale. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, poi tutte le altre notizie della giornata. A tra poco. La Golden Cars è il punto di riferimento per Palermo e per tutta la Sicilia, per tutti coloro che sono amanti delle belle auto: Cabrio, SUV, berline, Mercedes, BMW, Ferrari, Range Rover e tante altre. Ampio parco auto, con autovetture nuove e usate, delle migliori marche. Golden Cars, via Circonvallazione di Monreale, Palermo. Info line 091 668 8937. Beckes, la fattoria. Tutto buonissimo, tutto bellissimo. Antipasto caldo, pizza scelta e bibita, con animazione karaoke a sole 15 euro. La domenica, menù fisso a soli 20 euro, con incluso l'ingresso in piscina. Contrada San Michele, Altavilla Milicia. Segui la segnaletica. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. Il 1 gennaio è entrata in vigore la TARES, il nuovo tributo comunale dovuto anche per la gestione dei rifiuti. La TARES prende il posto della TARSU e comporta notevoli aumenti sulle cartelle esattoriali. Animica esegue tutte le procedure per l'adeguamento a normativa della tua azienda per farti ottenere un risparmio fino all'80%. Contattaci, un nostro consulente sarà a tua disposizione. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Latte David, un brick, 83 centesimi. Melling omogenizzati di carne, 120 grammi, 1,99 euro. Mio latte, 12 brick, 9,90 euro. Pampers a sole e luna, 3,75 euro. Chicco bagno shampoo 75 ml, 3,45 euro. Passeggino Chicco CT 06, 49,90 euro. Lettino da campeggio Compact, 29,90 euro. Demma, abbiamo i prodotti per il tuo bambino, ai prezzi più bassi della città. Demma Sanitaria, via Eugenio Lemiro 5, via Zappalà 47, a Palermo. Infoline 091 21 48 83. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo,
Vendita al dettaglio. Via Partanna Mondello 39 I, Palermo. Info 091 5306 32. Una indagine conoscitiva è stata avviata dal Ministero della Salute sul caso della bimba di 2 anni di Gela, morta nei giorni scorsi al Policlinico Tor Vergata di Roma, dove era stata operata per la collocazione di un catetere. La bimba era in attesa di un intervento di trapianto di midollo. I familiari hanno presentato un esposto, le complicazioni sono intervenute subito dopo l'operazione per installare appunto questo catetere. Era un intervento propedeutico al trapianto vero e proprio. In una nota del Ministero della Salute si precisa che il ministro Beatrice Lorenzin fin da ieri aveva avviato le procedure per l'indagine conoscitiva approfondita sui fatti attraverso il servizio ispettivo del Ministero, un atto che viene definito dovuto. E una inchiesta è stata avviata anche sulla morte di un uomo di 66 anni, Paolo VII Mannone, un panificatore di Marsala, morto nella notte fra il 5 e il 6 settembre alla clinica Orestano di Palermo. Nella struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, l'uomo era stato ricoverato il 2 settembre scorso e l'indomani è stato sottoposto ad un intervento per calcoli renali. Dopo l'operazione però la sua temperatura corporea si sarebbe improvvisamente innalzata, i medici non sono riusciti a debellare la febbre. L'indagine è stata avviata dopo un esposto presentato dai familiari e sono stati disposti il sequestro della cartella clinica e l'autopsia. Oltre ai 15 membri dell'equipaggio della nave madre bloccata ieri nelle acque internazionali a largo di Siracusa dai mezzi dell'agenzia Frontex, oggi altri 5 egiziani sono stati fermati a Siracusa. Anche loro farebbero parte del gruppo di scafisti coinvolto nello sbarco di 199 migranti a Portopalo di Capopassero. Sentiamo subito. Sono tutti egiziani, 3 adulti adesso in carcere e 2 minorenni condotti nel centro di prima accoglienza di Catania e 5 extracomunitari fermati dalla squadra mobile a Siracusa. Sarebbero loro gli scafisti dello sbarco avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì al Porto Grande di Siracusa, quando 199 migranti vennero soccorsi dalle motovedette di Guardia di Finanza e Guardia Costiera. Gli stessi immigrati che erano stati avvistati in mare dalle unità dell'agenzia Frontex mentre venivano trasbordati dalla nave madre poi sequestrata ad un barcone trainato dal peschereccio. Il motopesca azzurro, lungo circa 30 metri e senza bandiera nazionale, è stato bloccato e poi condotto nel porto di Catania. Era stato intercettato a circa 100 miglia a sud di Portopalo di Capopassero da un pattugliatore romeno che aveva subito lanciato l'allarme. I mezzi aerei intervenuti nella zona avevano poi documentato i passaggi di migranti dal peschereccio alla carretta del mare agganciata all'imbarcazione. Il peschereccio poi aveva invertito la rotta tentando la fuga, ma è stato bloccato. Fermati anche i 15 membri dell'equipaggio. Quello di ieri, tra l'altro, è il primo sequestro del genere effettuato in acque internazionali, applicando le convenzioni in materia di diritto d'alto mare e crimine transnazionale, leggi che danno diritto a un paese di fermare e ispezionare una nave priva di nazionalità se vi sia il sospetto che sia coinvolta nel traffico di migranti. Secondo gli investigatori ci sarebbe un'organizzazione di trafficanti di clandestini attiva tra Italia ed Egitto e non si esclude che questa abbia collegamenti con la criminalità organizzata locale. Resta infine da verificare se la nave madre bloccata ieri possa essere coinvolta anche nello sbarco del 10 agosto sulla playa di Catania, quando morirono 6 migranti. E intanto un barcone con 221 migranti a bordo è stato soccorso la notte scorsa a sud di Lampedusa dalle motovedette della Guardia Costiera e un altro natante con 279 persone è stato agganciato questa mattina dalle motovedette italiane. Gli extracomunitari sono stati condotti sull'isola nel centro di prima accoglienza di Lampedusa. Al momento ci sono quindi 800 persone, una situazione che rinnova l'emergenza delle scorse settimane. Una donna è rimasta gravemente ferita a Palermo questa mattina in un incidente avvenuto in via Campolo. La donna era a bordo della sua bicicletta quando è stata investita da una Fiat 500. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. La ciclista è ricoverata con la prognosi riservata al Policlinico.
A 3 anni dalla scomparsa, Palermo ha ricordato oggi Norman Zarcone, lo ricorderete, il dottorando della facoltà di lettere e filosofia che si uccise nel 2010 lanciandosi da una finestra dell'edificio di Viale delle Scienze. Oggi una commemorazione per molti aspetti particolare, vediamo perché nel servizio di Ambra Draco. Da oggi anche una rotonda e un sottopassaggio nel quartiere di Brancaccio a Palermo porteranno il nome di Norman Zarcone, il dottorando di filosofia che il 13 settembre del 2010 si uccise lanciandosi da una finestra nella facoltà di Viale delle Scienze. È stato ricordato così dai familiari e dai rappresentanti del comune e della seconda circoscrizione che hanno scelto di dedicargli questa arteria. Questa mattina è stato il sindaco Orlando insieme al rettore Roberto Lagalla a scoprire la targa in memoria di Norman del sottopassaggio di via San Giovanni di Dio, ristrutturato dagli operai del Coime. Ma non è tutto. Il sindaco ha scritto anche una lettera al presidente della Repubblica Napolitano per chiedere che venga istituita una giornata nazionale del merito universitario, che cada proprio il 13 settembre. Spero che presto arrivi anche una verità giudiziaria che ancora manca e mi brucia. Io spero che possa diventare davvero un luogo d'incontro come lo spazio Generazione Norman all'università e che i giovani Norman Zarcone, che ce ne sono tanti, possano davvero cambiare le cose. Questa è speranza, anche se abitualmente io sono pessimista, attualmente. Norman ci dice che bisogna giudicare i giovani per quello che sanno e che sanno fare e non per quello o per ciò a cui appartengono. Credo che sia questa la ragione per la quale ho scritto al Capo dello Stato, al Presidente Napolitano, al Presidente Letta, al Ministro dell'Università e dell'Istruzione, la professoressa Carrozza, chiedendo che il 13 di settembre diventi la giornata nazionale del merito. Un principio di incendio che non ha fortunatamente causato feriti si è verificato questa mattina all'interno dello stabilimento ISAB Energy nella zona industriale di Siracusa. Una tubazione secondaria proveniente dall'unità di lavaggio gas dell'impianto ha subito una improvvisa perdita di gas che ha causato un boato ed un principio di incendio. Immediatamente sono scattate le misure di sicurezza, le fiamme sono state spente in pochi minuti e l'emergenza è rientrata senza ulteriori conseguenze. E un altro ex operaio della Sacelit di San Filippo del Mela in provincia di Messina è morto a causa dell'asbestosi. Si tratta della 116esima vittima fra gli ex 220 dipendenti della fabbrica di Eternit che lavorava l'amianto. L'uomo aveva prestato servizio per 25 anni nella fabbrica, nei reparti di preparazione delle miscele, nella realizzazione di tubi di Eternit e si occupava anche della pulizia dei macchinari. Facciamo ancora una brevissima pausa pubblicitaria e poi altre notizie di cronaca e non solo. A tra poco. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. Beckes, la fattoria. Tutto buonissimo, tutto bellissimo. Antipasto caldo, pizza scelta e bibita, con animazione karaoke a sole 15 euro. La domenica, menù fisso a soli 20 euro, con incluso l'ingresso in piscina, contrada San Michele, Altavilla Milicia. Segui la segnaletica. La Golden Cars è il punto di riferimento per Palermo e per tutta la Sicilia. Per tutti coloro che sono amanti delle belle auto. Cabrio, SUV, berline, Mercedes, BMW, Ferrari, Range Rover e tante altre. Ampio parco auto, con autovetture nuove e usate, delle migliori marche. Golden Cars, via Circonvallazione di Monreale, Palermo. Info line 091 668 8937. Ciao, ho Vonita Antichità. Ricordati, io compro e pago in contanti. Dopo tutto quello che abbiamo comprato nella pubblicità precedente, possiamo vendere a prezzi straordinari. Per cui ricordati che fra comprare in contanti e dare la possibilità di poter vendere anche a rate, siamo l'unica forza nell'antiquariato. Veniteci a trovare.
È una grande occasione. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39 I, Palermo. Info 091 53 06 32. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Ti vuoi allenare accanto ai giovani rosanero del Palermo? Iscriviti ai corsi della polisportiva Calcio Sicilia. Con noi tuo figlio non imparerà solo i fondamentali di calcio seguito da istruttori federali, ma ad essere uno sportivo protagonista, come la formazione giovanissimi finalista della Pool Scudetto Nazionale. I corsi si svolgono nella nuovissima struttura del Centro Pisani, la più attrezzata della Sicilia, con un impianto di calcio a 11 e altri campi a 5, a 7 e a 8, tutti in erba d'ultima generazione. Calcio Sicilia, il futuro dei campioni in erba. La cronaca, beni per circa 3 milioni e 300 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania ai titolari di due società di trasporti, la Sud Trasporti SRL e la Europa Trans SRL, nell'ambito di due distinte indagini su reati fiscali. L'inchiesta è stata avviata lo scorso mese di agosto. Nel primo caso è venuto alla luce un vorticoso sistema di fatture false per oltre 5 milioni di euro emesse da una società cartiera di Palermo, la Trasporti e Spedizioni. Sono stati denunciati in questo caso il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato. L'indagine a carico dell'Europa Trans ha invece accertato l'omesso versamento di imposte e contributi previdenziali. L'amministratore occulto della società inoltre si era servito di un cittadino cubano al quale aveva intestato formalmente la gestione della società. E adesso andiamo a Capodorlando, in provincia di Messina, dove la polizia ha arrestato su ordine del GIP un uomo di 56 anni, Paolino Sottile, notificando il divieto di dimora anche ad un funzionario di un ufficio postale di Capodorlando. Entrambi sono indagati di usura. Secondo l'accusa, Sottile avrebbe prestato soldi a tassi del 20% al mese ad imprenditori in difficoltà. La vittima, che ha sporto denuncia, era stata consigliata di rivolgersi a Sottile dal funzionario dell'ufficio postale in cui si era recato per chiedere un prestito. Parliamo adesso di turismo e per questo ci spostiamo a Favignana, dove sta per partire un cartellone di eventi, spettacoli e concerti per la seconda metà di settembre. Una scelta precisa per destagionalizzare il turismo in un'isola che peraltro si rivela in controtendenza rispetto a tante altre località siciliane che quest'anno hanno subito cali di presenze. Noi ne abbiamo parlato direttamente con il sindaco di Favignana. Eccolo. È l'anno zero di alcuni avvenimenti, di alcuni importanti eventi che lanciamo quest'anno per poi farli crescere negli anni a venire. Lanciamo innanzitutto già dal prossimo weekend, in onore della festa del patrono, alcuni eventi musicali e il giorno dopo una rassegna folk. La settimana successiva, dal 20 al 22, l'evento centrale, che si svolgerà il venerdì e il sabato con dei concerti di livello, il venerdì delle band giovani ma affermate siciliane, il sabato con un grande concerto con diversi cantanti, diciamo, per noi importanti. Ecco. Questo ci consente di offrire e ampliare appunto un'offerta turistica che noi prima degli altri dobbiamo cercare di destagionalizzare per cercare di attirare
più persone, più risorse e sviluppare meglio la nostra attività commerciale e non solo. In realtà le isole Egadi, Favignana, Levanzo e Marettimo, l'ultima stagione appunto in cui siamo ancora in corsa, abbiamo avuto dei dati confortanti, anche in controtendenza e anche in leggero aumento rispetto agli anni passati. Forse a premiare un'attenzione delle amministrazioni negli anni precedenti che hanno puntato sullo sviluppo sostenibile e sull'ambiente. Abbiamo la più grande area marina protetta d'Europa che cerchiamo di conservare al meglio e forse questo è stato uno degli elementi che ci ha consentito adesso di reggere bene in un momento di crisi. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 Richter è stata registrata questa mattina intorno alle 7.42 dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a largo delle isole Lipari. L'evento è stato localizzato ad una profondità di 130 km. Questa era l'ultima notizia per questa edizione del TG Med. Come sempre vi lascio al meteo. Da parte mia grazie per l'ascolto e una buona serata. Per la giornata di domani il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, maggiori addensamenti nelle aree prossime ai rilievi e sul settore settentrionale, sereno altrove. Temperature in aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. Venti deboli, prevalentemente meridionali, mari da poco mossi a mossi.